Fabio Fulco e Claudia Nicolussi. Fabio e Claudia. È più. Mi fa piacere, Mimì. Mi fa piacere perché lo vedo più convinto. Lo vedo più sì, convinto. Sì. No, davvero, c'hai tutto un altro profilo questa sera. Sì, stasera sì. Eri più teso. Mi sono allenato molto. Allora, adesso vai a loro vanno in cabina la tua preparazione adesso, sì. Dentro alla sì, cabina, sì. Ok? Torniamo sì, qui in teatro, torniamo in teatro. Allora, Fabio l'ha detto dal primo momento, eh? Io ho problemi con il ballo. Claudia sta cercando di portarlo ad essere un ballerino. Guardiamo la cabina. Allora, parti in ginocchio. Ripassiamo. Ripassiamo. Così. Parti in ginocchio. Ti alzi. 7, 8, scendi. Ginocchio di nuovo. Ti giro intorno. Giù. 1, 2, 3, 4, su. Poi mi giro. Entriamo in teatro e lasciamo Fabio e Claudia a ripassare la coreografia. Tra l'altro, stasera Fabio è particolarmente emozionato perché, come avete visto, c'è una signora in teatro che è molto importante per lui, la sua mamma, e stasera lui deve dimostrare alla mamma di essere riuscito anche a vincere quella timidezza che lo sta attanagliando da quando ha messo piede nella nostra Accademia delle Stelle. Vediamo. A me o mi dici 5, 6, o mi dici al 7, o mi dici al 5, a me non mi cambia nulla, eh. Faccio fatica a spiegartela, perché tu devi essere musicale e sentire la musica da ballerino, hai capito? E tu non sei un ballerino, perciò se non hai un numero nel quale contare, fai fatica a capire i passi. Mi sopporta o comunque ha un modo di spiegarmi le cose con una tale dolcezza che comunque è quello che ci vuole per me. Vai! Io vado? Vai! sì. Vai! Oh, dimmelo. Oh. Questo omone qua che è alto, è grande, quindi sembra tanto forte, invece poi in realtà è magari è un po' più timido, un po' più riservato forse, sì, degli altri alla fine. Vai. C'è mia mamma sabato, dai. Sì. Le faccio tutti i giri. Oh, e mia mamma che fiori. Cazzo, sono il gladiatore. Massimo, Massimo. Vai, destra. E uno mi spettina. A me piace lei come persona, credo che sia reciproco. Si sta creando una complicità. Ecco, Fabio e la sua Rosa di Bassano stanno per entrare in pista. E con il loro paso doble dovranno dimostrarci se Fabio ha fatto un altro passetto avanti per vincere la sua timidezza e creare una complicità di coppia. Vai. Lui ha un fisico possente, è biondo, è alto e ha gli occhi azzurri, beh sai, proprio come me. Lei è bella come il fiore che porta tra i capelli. A ritmo di passo doble, la pista si colora con Fabio Fulco e la rosa purpurea del ballo, Claudia Nicolussi! Thank you.
difficilissima figura finale. Sì, molto. Questa cintura umana formata da Claudio intorno a te, devo dire, è davvero... Molto, perché anche perché ho sempre paura che si faccia male, quindi... Sì. No, certamente. Allora, dimmi, ditemi, secondo voi, quanti passi ha fatto Fabio avanti nel vincere la sua timidezza? Io? Dillo tu. Tanti. Tanti, secondo te? Secondo me tantissimi, non tanti. Si è impegnato tanto. Sta rompendo il ghiaccio. Settimana scorsa eravate ultimi in classifica per la giuria tecnica. Lottiamo per il penultimo posto quest'anno. Sarebbe già passato. No, poi il pubblico da casa invece vi ha ripescati a forza e vi ha lanciati verso la seconda puntata. Sì. Allora, sentiamo un giudizio di Amanda Lear. Ma io, la voce mi è tornata, dunque adesso posso parlare. Io l'ho trovato che ha ballato benissimo, lui ha soprattutto recitato, si vede che è un attore, ha recitato questa parte di Carmen molto passionale. Insomma, hai ballato da incantesimo. Pensa, mio caro! E con questo lusinghiero giudizio andiamo ad accogliere invece la votazione in Sala delle Stelle. Grazie. Vai! Fabio Fulco e Claudia Nicolussi hanno il numero di codice 02, segnatelo e votateli se li volete portare in terza puntata. Noi andiamo in Sala delle Stelle dove loro stanno per arrivare dopo questo paso doble. Eccoli! Bravo, bravo, bravo. Vieni. Dai Fabio, che sei ancora vivo, sei ancora tutto intero. Siamo pronti per la votazione, allora? Dai, via la giuria. Roberto Flemmack. Otto. Heather Parisi. Nove. Remo Girone. Sette. Amanda Lear, 9. Guillermo Mariotto, 8. Per un totale di 41 punti.